Il programma di questa mattina. Faremo una prima parte dell'assemblea centrata sul tema di quest'anno, cioè sul rapporto con i genitori della catechesi. Anzitutto vi restituiremo i risultati del questionario che abbiamo mandato alle famiglie. Ascolteremo due testimonianze di due genitori e poi ascolteremo la parola del Vescovo Monsignor Salera, che è il delegato episcopale per la catechesi in diocesi, e faremo una pausa e poi faremo un momento di preghiera, poi faremo un momento di domande e risposte sulle cose che abbiamo detto nella prima parte dell'assemblea, e poi nell'ultima parte della mattina vi daremo invece alcune informazioni sulle attività che cominciano dopo, i corsi che stanno per cominciare e alcuni incontri, altri temi vari. Bene, allora, prima di tutto di nuovo un grazie per essere qui con noi. L'anno scorso il tema dell'assemblea diocesana era il gruppo dei catechisti. Per chi c'era o per chi ha avuto modo di guardare il materiale online, avevamo posto tre domande su tre temi chiave, che erano la collaborazione nel gruppo dei catechisti, la formazione nel gruppo dei catechisti e la corresponsabilità. E avevamo un po' usato lo stesso metodo, cioè avevamo anzitutto chiesto alle parrocchie come venivano vissuti questi punti e poi ne abbiamo parlato insieme. Ecco, quest'anno facciamo la stessa cosa, però il tema è il rapporto con i genitori. Il rapporto con i genitori è una questione cruciale, tutti sappiamo che è un grande tema della catechesi, è una grande opportunità, è un grande cruccio a volte dei catechisti, perché a volte non funziona, però è anche invece in alcuni casi è una grande ricchezza, è una cosa molto molto bella. Allora, abbiamo mandato, come sapete, un questionario alle parrocchie da proporre ai genitori. Era anche un'occasione un po' per attivare un momento di ascolto. Siamo sempre nel processo sinodale e quest'anno ci era stato chiesto come diocesi di cercare di fare un passo un po' verso, diciamo, uscendo dal gruppo ristretto di quelli che vengono sempre in parrocchia, degli operatori pastorali, e allora ascoltare i genitori della catechesi è un'occasione di ascolto sinodale verso persone che a volte sono meno frequentanti, e vedremo un po' com'è stata questa cosa. Dunque, il questionario che abbiamo mandato alle parrocchie aveva tre domande e le avete sul libretto dell'assemblea. È a pagina 5, c'è il piccolo cappello introduttivo e poi le tre domande. Una sul coinvolgimento, se ti senti coinvolto nel cammino di fede di tuo figlio. Una se pensi che la parrocchia possa esserti d'aiuto nella tua vita personale. E la terza su come ti definisci rispetto alla vita cristiana. E tutte e tre le domande avevano una risposta chiusa, sì pienamente, sì parzialmente, no, e una risposta aperta. Allora, per introdurci in questo tema del rapporto con i genitori, anzitutto partiamo dalle risposte che voi ci avete rimandato del questionario per i genitori. Come diceva Don Andrea, abbiamo fatto una restituzione grafica del questionario e voi vedrete, proietteremo dei grafici con dei numeri. Essenzialmente questa mattina darò dei numeri, però con questa attenzione. Dietro i numeri ci sono delle persone che hanno risposto, ci sono dei volti, ci sono delle storie e noi conosciamo in minima parte le storie delle persone che hanno risposto, per cui l'analisi che noi facciamo è comunque filtrata da quei dati che conosciamo, ma anche di quello che non conosciamo. Accompagnavano alle domande, diciamo, chiuse, di cui abbiamo fatto
una restituzione statistica anche delle risposte aperte. Quindi leggendo quelle aperte abbiamo anche filtrato quello che poi vi restituiremo a modo grafico. E iniziamo subito col primo grafico. Vedete, in questa torta vi abbiamo riportato la percentuale delle parrocchie che hanno risposto. Abbiamo inviato il questionario a tutte le parrocchie della nostra diocesi, che sono 330. Ecco, le parrocchie che hanno risposto sono il 23%, un'ottantina di parrocchie. Ecco, questo dato è fermo a giovedì. Tra giovedì e sabato sono arrivati altri questionari, ma erano anche abbastanza oltre il tempo ultimo che avevamo dato. Quando faremo gli atti dell'assemblea, abbiamo visto che più o meno le risposte a volo d'uccello corrispondono più o meno anche le ultime arrivate, quindi possiamo entrare in questa percentuale. E vi dicevo, la percentuale delle parrocchie che hanno risposto è pari al 23%. 77% delle parrocchie non ci hanno risposto, non ci hanno risposto ancora. Quindi tutti i dati che noi vedremo questa mattina corrispondono su quella fetta che è pari a un quarto della nostra diocesi. Pensiamo che molto probabilmente poi, facendo la lettura, capiremo anche quello di chi non ha risposto. Poi Don Andrea ci aiuterà a capire anche quello che possiamo immaginare di chi non ha risposto, perché guardate, questo dato, ci tengo a dirlo, è assolutamente normale, nel senso che è normalissimo che quando si fanno queste proposte così molto ampie, la risposta sia parziale. Allora, se voi pensate quell'angoletto di torta che era pari al 23%, noi l'abbiamo riportato in questo esploso dove vedete più o meno le parrocchie che hanno risposto in base ai settori. Quindi abbiamo ottenuto 26 parrocchie che hanno aderito al questionario del settore nord, 20 del settore ovest, 17 del settore sud, 12 del settore est e 3 del settore centro. La percentuale anche poi è in proporzione alle parrocchie che ci sono per i settori, quindi... Vedete, Monsignor Sala era molto soddisfatto perché il settore nord ha vinto la sfida. Ecco, quindi possiamo dire che il totale dei questionari analizzati è circa 2.000 e quindi un quarto delle persone a cui è stato sottoposto. E vi ripeto, la lettura grafica che faremo questa mattina è appunto su questo quarto che ha risposto alle domande. Una precisazione su questo. Allora, per capire bene i dati, hanno risposto un quarto delle parrocchie della diocesi. In queste parrocchie è stato proposto il questionario in generale ai genitori almeno della catechesi delle comunioni, dei bambini e delle elementari. Questi sono stati proposti circa 8.000 questionari, contando tutti i genitori di queste parrocchie, e sono state ricevute 2.000 risposte, quindi dei genitori a cui è stato proposto un quarto hanno compilato il questionario, tre quarti dei genitori non hanno compilato il questionario. Ok? Poi ovviamente questo è un dato generalissimo, in alcune parrocchie un po' di più, in alcune parrocchie un terzo dei genitori hanno risposto, in altre parrocchie di meno, un quinto, un sesto, no? Un quarto è il dato generale. Quindi che cosa vuol dire? Che il campione di cui abbiamo le risposte non sono tutti i genitori della catechesi nella parrocchia, ma un quarto. Chi ha risposto? Beh, mediamente quelli che sono un po' più interessati. Hanno risposto quelli che sono già un po' più legati, che partecipano un po' di più. Ok? Quindi
abbiamo insomma un dato, ricordiamoci questo qua perché altrimenti non si capiscono le cose dopo. Per esempio, quando esce che la stragrande maggioranza sono praticanti, no? È chiaro che è il quarto che ha risposto, perché se fossero praticanti il 100% dei genitori della catechesi non ci staremmo in chiesa, no? Sarebbe, cioè, non corrisponde poi alla nostra esperienza delle messe. Bene. Passiamo alla prima domanda. Ecco. La domanda era posta in questo modo: ti senti personalmente coinvolto, coinvolta, interpellato, interpellata dal cammino di catechesi di tuo figlio, tua figlia? E allora il 70% ha risposto sì pienamente, un 25% ha risposto sì parzialmente, il 5% si è definito no, ha detto che no, oppure non aveva mai pensato a questa cosa, quindi. Quasi tutti quelli che hanno risposto si sentono molto coinvolti dal cammino di fede del bambino o del ragazzo che fa la catechesi. Questo, insomma, è un po' ovvio, dicevamo, sono quelli che hanno speso 10 minuti, un quarto d'ora per rispondere al questionario, quindi sono quelli che, insomma, è ovvio che sono un po' più legati alla parrocchia, ma è un dato molto interessante. È il dato più alto in assoluto, per esempio vedremo, è più alto, sono più quelli che si sentono coinvolti nella catechesi del figlio che quelli che in generale ritengono la parrocchia importante per la loro vita oppure praticano, cioè è il dato più alto in assoluto. Abbiamo messo, oltre al dato numerico, alcune risposte che sono state scritte nella parte della domanda aperta. Quindi le avete sul libretto, avete alcune frasi, una selezione di frasi. Ve ne leggiamo qualcuna. Qualcuno dice sì pienamente, quindi mi sento pienamente coinvolto nel percorso di catechesi di mio figlio. Sì, pienamente, c'è molta comunicazione tra catechisti, sacerdoti e genitori e inoltre periodicamente vengono organizzate uscite con le famiglie per rendere partecipi del percorso dei ragazzi. Un altro sì pienamente, con il percorso di mio figlio è come rivivere quello fatto da noi genitori tanti anni fa. Sì pienamente, mio figlio è particolarmente entusiasta del percorso intrapreso e rende partecipi anche noi genitori del cammino di fede. Sì pienamente, perché partecipo insieme a mio figlio agli incontri. Il percorso di mio figlio mi ha permesso di ritagliarmi del tempo da dedicare alla riflessione spirituale. E ancora sì pienamente, la partecipazione di noi genitori al cammino di catechesi di nostra figlia è stata favorita dall'aver avuto continuo riscontro dell'impegno, della dedizione e dell'attenzione con cui i catechisti della parrocchia hanno seguito i bambini nel loro percorso di avvicinamento alla fede, soprattutto nelle difficoltà del periodo di crisi sanitaria. Avere esperienza creata dalla passione che anima i catechisti, quasi la consapevolezza di una vera missione da parte di chi è al pari nostro, immerso nelle attività e difficoltà quotidiane, ci meraviglia, ci fa sentire forse mancanti, stimolandoci a una maggiore partecipazione alla vita della comunità dei fedeli. Questa secondo me l'ha scritta un catechista da solo per... No, no, l'ha scritta un genitore. Allora, sono molto belle queste risposte al sì pienamente. Ci danno alcune idee interessanti. Primo, ci sono alcune parrocchie in cui funziona molto bene la comunicazione fra catechisti e genitori e questo è centrale. Tantissimi questionari rispondono in generale che le figure centrali sono i catechisti più dei sacerdoti, per i genitori della catechesi nettamente più dei sacerdoti, perché sono figure più vicine, figure con cui si parla, magari il sacerdote lo vedi un po' di meno, è un po' più inaccessibile rispetto al catechista. Quindi questo desiderio dei catechisti di rendere partecipi i genitori, di informare i genitori su che cosa si fa, è molto bello e importante.
Un secondo elemento. Per alcuni genitori mandare il figlio alla catechesi è come rivivere il proprio percorso di catechesi, è come risvegliare alcune idee, alcune esperienze, alcune emozioni a volte che hanno vissuto tanti anni fa, e questa è una cosa positiva che raccontano con gioia. Un altro elemento è il bambino stesso che rende partecipi i genitori, cioè il bambino che torna a casa e racconta quello che ha fatto. Un bambino contento di solito torna a casa e racconta quello che ha fatto. È lui il principale coinvolgimento, no? Prima ancora di quanto la parrocchia organizza, quanto i catechisti comunicano. È anzitutto il bambino che fa una bella esperienza e la riporta a casa. Questo ovviamente, come tutte le esperienze che fanno i bambini, chiunque ha figli sa che l'esperienza del bambino poi diventa un po' indirettamente l'esperienza di tutta la famiglia, sia nel bene che nel male. Pensate alla scuola, no? Quanto è centrale. In alcune parrocchie c'è una proposta ai genitori. Infatti una risposta diceva: partecipo insieme a mio figlio agli incontri e il percorso mi ha permesso di ritagliarmi del tempo personale. Questo è molto bello. In alcune parrocchie c'è una proposta diretta ai genitori e lì dove c'è, mediamente è una bella esperienza per i genitori. Poi diciamo qualcosa di commento anche su questo. Vi leggo qualche risposta del sì parzialmente. Questo è uno scettico. Sì parzialmente, quindi mi sento coinvolto sì parzialmente. Non penso che dietro il percorso di catechesi ci sia un'idea, un progetto. Forse tanta buona volontà da parte dei catechisti, ma poco coinvolgimento. Sì parzialmente, non so nello specifico quali argomenti toccano durante gli incontri e se effettivamente mio figlio abbia capito bene cosa sia la comunione. Sì parzialmente, non ci sono molti momenti di scambio con i catechisti. Sì parzialmente, non mi sento coinvolta, nel senso che manca, a mio avviso, una condivisione del progetto di crescita e di formazione cristiana. Mancano momenti di convivialità con i bambini e gli altri genitori. Ricevo mere comunicazioni di servizio sulla chat di WhatsApp. Per me manca proprio un gruppo catechismo inteso come comunità di formazione e cammino spirituale. No, tra catechisti e bambini c'è comunicazione, ma con i genitori no. Possiamo controllare solo dai quaderni quello che hanno fatto. Il gruppo WhatsApp è per comunicare le assenze. Vedete, questo fotografa un'altra parte di realtà, cioè alcune parrocchie in cui invece la comunicazione è difficoltosa. Alcuni genitori hanno la sensazione di essere semplicemente informati di alcune cose tecniche, cioè la prossima settimana non c'è la riunione di catechesi perché cominciano le vacanze di Natale, la prossima settimana c'è il ritiro di Avvento, queste cose qua, no? Ma non c'è un reale coinvolgimento. A volte dicono, vedete, c'è comunicazione tra catechisti e bambini, ma noi genitori siamo fuori. Cioè, non c'è una qualcosa che ci tira in mezzo pure a noi. E questo che io penso che sia una persona un po' dentro la parrocchia, un po' praticante, dice, manca una condivisione del progetto di crescita e di formazione cristiana. Cioè, io ho portato mio figlio alla catechesi, punto, l'ho portato, ma nessuno mi ha detto qual è il progetto della catechesi, che cosa si fa, quali sono gli obiettivi, come lo facciamo. Cioè non c'è stato la presentazione, non c'è stato un patto educativo fra i catechisti e i genitori. Non ci hanno chiesto che cosa... Questo è interessante perché invece i genitori sono abituati che c'è questa proposta. Pensate alla scuola, no? La scuola ha sempre un piano di offerta formativa. Normalmente quando vai all'open day ti dicono facciamo questo, facciamo quest'altro, no? Allora gli open day della parrocchia in cui si presenta la catechesi potrebbero essere interessanti, no, non l'open day, però è molto importante coinvolgere i genitori dicendogli guarda, questa è la proposta che noi vorremmo fare a tuo figlio, se tu
se tu lo mandi alla catechesi. Ultime due risposte aperte. No, perché è un percorso che riguarda mia figlia. No, è stata una scelta di mia figlia. Questi sono genitori, appunto, che magari sono persone che non sono loro personalmente particolarmente interessati al tema, ma rispettano la scelta del figlio. Questo anche non è un caso così raro. Ci sono un po' di famiglie così che si avvicinano alla catechesi. Dunque, globalmente, l'idea che ci siamo fatti è questa. Molti di quelli che dicono ci sentiamo pienamente coinvolti nel percorso di catechesi di nostro figlio interpretano l'essere coinvolti con l'essere informati. Io so che cosa mio figlio fa. Come lo so? Perché mio figlio me lo racconta, perché i catechisti ci raccontano anche nei momenti informali, all'inizio della riunione, alla fine della riunione, la domenica, no? Cioè tutti quei momenti preziosi nei quali si parla un po' liberamente. Oppure perché ci sono degli incontri in cui proprio ci raccontano che cosa si fa alla catechesi. Una minoranza, più o meno il 20%, interpreta invece l'essere coinvolti come proprio il fare cose insieme. Da cosa dipende? Dalla proposta della parrocchia. Ci sono alcune parrocchie in cui vengono proposte delle domeniche dei genitori, dei ritiri che si fanno insieme genitori e figli, e quei genitori hanno proprio l'esperienza di fare insieme qualche cosa. E questo è ovviamente una cosa molto bella a cui potremmo puntare come orizzonte. Cioè andare in quella direzione sarebbe molto interessante per tutti quanti. Bene, vediamo la seconda domanda. Ecco, la seconda domanda chiedeva: pensi che la parrocchia ti sia di aiuto nella tua vita personale? E qui abbiamo un ex aequo, in quanto al 40% ha risposto sì pienamente e l'altro 40% ha risposto sì parzialmente, mentre il 20% no o non ha mai pensato a questa cosa. Vedete che il tasso di risposta sì pienamente è molto più basso che la domanda precedente. E anche il no, non ci ho mai pensato. Per farvi un esempio, quelli che rispondono no alla prima domanda nel settore est erano 14, no alla seconda domanda 80, quindi un enorme scarto, no? Che cosa vuol dire? Che per questi genitori, per i quali è molto importante l'esperienza di coinvolgimento nella catechesi del figlio, è invece spesso molto confuso che cosa sia la parrocchia e che utilità possa avere la parrocchia nella loro vita, al di là dell'essere il luogo dove il figlio fa la catechesi. È molto chiara l'identità della parrocchia come agenzia educativa, e gli piace. È molto meno chiara l'identità della parrocchia come luogo di fede o come comunità cristiana. Vi leggo qualche risposta aperta. Sì pienamente, quindi la parrocchia mi può aiutare nella mia vita personale. Sì pienamente. Avere un percorso di formazione cristiana mi è utile per conoscermi, per avere un sostegno nella vita in famiglia. Diversi hanno risposto così. Coloro che hanno un cammino di fede in parrocchia, perché hanno un gruppo, partecipano a un movimento, c'è un'associazione, c'è qualcosa, quelli vivono la parrocchia chiaramente come il luogo dove incontrano Gesù, ascoltano la parola, incontrano i fratelli, proprio come la comunità cristiana. Sì pienamente, la parrocchia ha organizzato l'attività con attenzione ai ragazzi e alle necessità loro e delle famiglie. Tutti i catechisti sono disponibili e accoglienti nei confronti dei bambini. Vedete, questo invece, sì, in che modo la parrocchia può essermi d'aiuto? È perché è un'ottima agenzia educativa per mio figlio. È pensata per venirci incontro. Sì parzialmente, che vi dicevamo sono molto più numerosi, vedete sono una fetta molto grossa, sì parzialmente, è una cosa a cui non ho mai pensato effettivamente, nonostante il desiderio di ricerca interiore e spirituale, non mi sono mai chiesto come la parrocchia possa aiutarmi nella vita personale.
Mi piace molto lo spirito di comunità che riesce a leggere le persone in modo sincero e credo che nella nostra realtà questo possa essere creato, anzi lo state già facendo. Sì, parzialmente, la parrocchia può aiutare nella socializzazione e può passare ai ragazzi un messaggio di solidarietà cristiana. Un tema che appare molto in diverse domande, sia nella prima che nella seconda che nella terza, è quello del tempo a disposizione. Tante persone dicono, ma la parrocchia sarebbe anche un bellissimo luogo, oppure mi piacerebbe anche andare di più in chiesa personalmente, ma non ci abbiamo tempo. Ma lavoriamo tutti e due, abbiamo poco tempo per stare con i bambini, torniamo la sera, vediamo i bambini solo la sera, oppure ci abbiamo solo il sabato e la domenica, ci sentiamo un po' affogati. Questa è l'esperienza di tanti genitori e questo, ricordiamocelo, è un punto molto importante, lo riprendiamo alla fine. Dicono, sì parzialmente, ritengo che la parrocchia sia senz'altro a disposizione, dipende poi da quanto le persone abbiano la volontà e l'esigenza di avvicinarsi. Nel nostro caso ciò che spesso manca è il tempo, anche se sicuramente si potrebbe trovare. Sì parzialmente. La parrocchia mette a disposizione cammini di fede e accompagnamento spirituale per chi ne abbia bisogno. Siamo una parrocchia grande però, quindi se cerchi, trovi, ma se non cerchi, non sempre vieni cercato. Questa è carina perché non è l'unico che ha risposto così. Sentite quella dopo. No, al momento non frequento la parrocchia in questione. La parrocchia ti è d'aiuto se tu la frequenti e ne sei parte attiva, ma se ti allontani, perde le tue tracce, non è d'aiuto. Vedete, la stessa idea, no? Cioè, la parrocchia è sempre lì a disposizione, quindi se io vado, trovo. Non ho la sensazione che ci sia qualcuno che si preoccupa per me se non vado. No, non mi aiuta, ma non perché non presenti, non mi aiuta perché non necessito del suo aiuto e non l'ho mai richiesto. Questo è uno del no. Alcuni, nel rispondere alla seconda domanda, ma è un dato indicativo, hanno un po' confuso e hanno inteso l'aiuto nel senso molto materiale, no? Quindi qualcuno diceva, la parrocchia mi può essere d'aiuto? No, no, speriamo che la parrocchia non mi sia mai d'aiuto, perché tipo il pacco, capito, il pacco viveri. Però questo già ti dice che se tu interpreti la domanda la parrocchia ti può aiutare come il pacco viveri, vuol dire che la parrocchia è la Caritas praticamente, cioè oltre quello non ho grandi idee. Bene, terza domanda. Ecco, la terza domanda. Nella terza domanda abbiamo chiesto come ti definiresti rispetto alla vita cristiana e qui il 52% si è definito credente praticante saltuari, mentre il 30% si sono definiti credenti praticanti regolari, poi c'è un 14% che si definisce credenti non praticanti e il 4% o non credente o in ricerca o ha scritto altro. Ricordiamoci che questo è un quarto dei genitori a cui è stato proposto il questionario, quel quarto, quei 2000 che hanno risposto al questionario. Quindi la maggioranza sono credenti, praticanti, saltuari. Gli altri tre quarti possiamo immaginare che la percentuale sia diversa, che la percentuale magari sia invertita, sia ribaltata, che ci siano meno persone praticanti regolari, meno praticanti saltuari e più non praticanti, però ce lo possiamo immaginare, non è che lo sappiamo. Bene, dunque, una cosa molto bella. Di coloro che hanno risposto a questa terza domanda, che era chiaramente più personale, molti hanno proprio scritto, hanno raccontato la loro esperienza, hanno dedicato tempo, ci hanno scritto proprio tante righe raccontando la loro esperienza, con un certo piacere a raccontare la loro esperienza. E questo è interessante perché se appunto siamo in un processo di ascolto sinodale,
se facciamo un incontro in parrocchia con i genitori in cui semplicemente gli chiediamo racconta la tua esperienza di fede o non fede, puoi anche dire che odi Dio, che puoi dire quello che ti pare, raccontaci come è andata la tua vita, magari è una domanda a cui le persone hanno piacere a rispondere e che può essere bella, può essere arricchente. Dunque, vi leggo qualche risposta. Credente praticante regolare. Io vengo da una famiglia di atei, ma mia nonna e mia zia mi hanno mostrato con il loro esempio che cosa può fare il Signore se lo lasci entrare nella tua vita. Ho fatto la comunione e la cresima a 22 anni e da quel momento non mi sono mai più allontanata. Credente praticante regolare. Sono stato praticamente sempre praticante, ma a un certo punto della mia vita ho capito che andavo a messa senza capire bene il perché, quasi fosse un'abitudine. Sono entrato in crisi e mi sono fatto molte domande. A seguito di un pellegrinaggio a San Pietro organizzato da un collega, ho iniziato un cammino di conversione profonda, sentendomi sempre più attratto da Gesù. Credente praticante regolare. Battesimo a 3 mesi di vita, prima comunione, cresima nei tempi previsti, crescita in oratorio con il gruppo giovani sino ai 16-17 anni, crisi di fede e allontanamento dai sacramenti, ricerca a fasi alterne di un percorso spirituale, anni di credente non praticante o praticante saltuario, sino al 2016, quando ho iniziato con regolarità a frequentare la messa domenicale. E nel 2017 sono stata in Terra Santa, punto d'inizio di un grande cambiamento ancora in corso. Credente praticante regolare, fino a 26 anni l'inferno, da lì in poi il paradiso. Questa, beh, mi è piaciuta molto questa sintesi. Chissà che è successo a 26 anni, se sarà innamorato, non lo sappiamo. Ma molto bella. E allora, un dato interessante. Tante persone raccontano di una pratica religiosa oscillante nella loro vita. Questo è importante che ce l'abbiamo chiaro. Per la maggior parte delle persone, la pratica religiosa nella vita non è una cosa costante e regolare, è un'esperienza che va a momenti, che va a fasi. Ci sono fasi in cui sei molto vicino, fasi in cui ti allontani, fasi in cui la vivi con passione, fasi in cui non te ne importa niente, e lo sappiamo, è un po' così la vita, no? Sotto tanti fronti. E quindi questa è la normalità delle persone. La normalità delle persone dal punto di vista statistico non è tutta la vita sono sempre andato in chiesa, non è questa la normalità, no? Proprio della, come esperienza generale. E non c'è niente di male, niente di sbagliato in questo. Funziona così, con i tempi del cuore di ognuno. Il che ci dà anche una grande libertà rispetto alla questione del ma quanti vengono, quanti continuano dopo la catechesi, eccetera, eccetera. Molti raccontano, per esempio, che hanno avuto una bella esperienza di fede da piccoli. Molti dicono, io ho fatto una bella catechesi in parrocchia da piccolo, mi ricordo, era molto bello, i catechisti, l'ambiente che c'era, l'atmosfera, un bel ricordo, ho nostalgia di quello che ho vissuto in parrocchia da piccolo o anche in famiglia magari ho ricevuto un'educazione alla fede. Poi non ho più frequentato la chiesa, sono diventato genitore e ho mandato mio figlio alla catechesi. Perché ho mandato mio figlio alla catechesi? Proprio perché ho fatto una bella esperienza io da bambino, me lo ricordo come una cosa bella, voglio che mio figlio faccia anche questa bella esperienza. Io magari non sono stato molto, molto vicino alla chiesa, però riconosco che quella è una bella cosa da fare. Cioè, per tante persone l'esperienza bella fatta da bambini basta per mantenere una sorta di brace calda dal punto di vista spirituale che poi si può riaccendere. Infatti alcuni ti raccontano proprio il fatto di aver portato mio figlio alla catechesi mi ha rimesso in moto spiritualmente. Perché? Perché mio figlio tornava a casa, faceva le domande,
sono stato costretto a portarlo in parrocchia, ho conosciuto il parroco, ho conosciuto i catechisti, cioè mi sono riavvicinato alla chiesa, ho ricominciato ad andare in chiesa proprio perché mio figlio andava alla catechesi. Questo ci aiuta molto da due punti di vista. Primo, facciamo bene la catechesi dei bambini e dei ragazzi, se poi non continuano perché non c'è una proposta adeguata in parrocchia o per i casi della vita, il fatto di aver fatto bene la catechesi è già di per sé una cosa bellissima e preziosa che gli resta per la vita. A volte uno dice, hanno fatto la comunione in 15 del mio gruppo e poi si sono iscritti alla cresima 2 del mio, e gli altri 13, no, ma che tristezza. Non ti preoccupare, perché quella cosa che hai messo in quei 2 anni, quell'esperienza bella che hai messo nei 2 anni, gli resta pure 30 anni dopo, ne hanno nostalgia. E poi un secondo punto, la catechesi dei bambini può essere veramente un'occasione per riaccendere la fede negli adulti, perché lo dicono, lo raccontano, che può essere questa occasione, quindi è molto interessante questo dato. Poi, credente praticante saltuario, sono cristiana, ho tutti i sacramenti, poco praticante perché ci sono cose dinamiche della Chiesa in generale che non condivido, ma voglio che mia figlia faccia il suo percorso di fede e possa farsi un'idea. Credente praticante saltuario, fatico ad andare in chiesa perché fatico ad ascoltare le omelie. Questa ci tenevamo a metterla, sì, lo so, infatti è contro di noi. Credente praticante saltuario, raccontarla qui brevemente mi è difficile, poi parto già zoppetto, essendo un divorziato. Credente non praticante, sono credente, ma la rigidità della struttura ecclesiastica non può far parte pienamente della mia vita. Sono sposata con 2 splendidi figli, ma mio marito è divorziato. Per la Chiesa siamo una coppia di peccatori, io una concubina che non potrebbe fare la comunione. Ho sempre praticato fino a quando ho capito che la Chiesa non è inclusiva. Credente non praticante. Sono credente, assolutamente. Ho avuto prova dell'esistenza di un Dio essere superiore. Di conseguenza non posso non essere credente. Tuttavia, spesso sono rimasta distante rispetto alla Chiesa. Anche la Chiesa è stata lontana da me, essendo io divorziata. A volte trovo il linguaggio utilizzato durante la messa e le parole delle preghiere non facilmente comprensibili. Vi abbiamo messo questi esempi, ma sono molti di più quelli che dicono la questione delle famiglie, cioè sono divorziato, mio marito è divorziato, siamo separati, eccetera, eccetera, vissuta come un problema, cioè vissuta come una cosa grave. Adesso potrebbe stupirci, cioè potremmo dire ma veramente ti senti ancora lontano, ti senti giudicato, ti senti, perché sei, sì, sono un sacco di persone che si sentono giudicate perché sono divorziate o risposate, eccetera eccetera, sono stati sfortunati, hanno trovato qualcuno che gli ha detto la parola sbagliata al momento sbagliato, può essere. Ma questo a noi ci rimanda a un dato molto importante, che invece è fondamentale, fondamentale, come catechisti, essere accoglienti e dimostrare piena accoglienza e aiutare le persone, che sono tanti, no? Che vivono una seconda unione, eccetera, eccetera, a sentirsi accolti, no? A dire no, guarda, ma non è, primo non è vero, secondo, magari te l'hanno detto 30 anni fa, ma non è questo che pensiamo oggi, no? È molto importante fare un passo. Uno magari può dire ma non è vero, non è corretto, questa idea è sbagliata, no? Che hanno. Invece è importante, anche se hanno un'idea, uno dice ma è antica, ecco, però è importante invece andare incontro alle persone e rassicurarli da questo punto di vista, perché è sentito come un problema. Tanti che si dichiarano credenti, praticanti, saltuari, dicono la Chiesa è troppo antiquata riguardo a alcune questioni morali, trovo inaccettabili alcune questioni. Tante persone
così, no? Questo ci può far riflettere proprio noi a livello interno, sentono un distacco su alcune questioni. Credente non praticante. Sono una mamma, lavoro tutto il giorno e dedico il mio poco tempo libero alla mia famiglia e adesso anche al volontariato. Credente non praticante, ho avuto un rapporto conflittuale con la fede a causa di un'imposizione familiare. Sono stata atea per qualche anno per poi recuperarla. Credente non praticante, siamo persone che credono ma non frequentano la Chiesa. Purtroppo in questa vita e al giorno d'oggi siamo più tempo al lavoro che a casa e quando abbiamo un minimo di tempo libero lo dedichiamo a nostro figlio o alle cose che più ci fanno del bene, bene al cuore. In ricerca. Sono cresciuta frequentando la parrocchia attivamente. La fede è sempre stata un punto fondamentale. Poi mi sono allontanata per molto tempo, non ponendomi più tante domande, una sorta di congelamento. Proprio il cammino di mia figlia e la sua curiosità mi hanno dato lo stimolo a riavvicinarmi e a sentire delle emozioni che ci sono da sempre. Anche la fede deve essere allenata. Io per ora sto nella fase di scongelamento e riscaldamento. Anche noi. Noi di congelamento. È molto carina questa della fase di scongelamento. Allora, proviamo a trarre qualche idea conclusiva da questo questionario. Prima cosa, non dobbiamo avere paura del fatto che la frequentazione della parrocchia, la frequentazione della chiesa, nella vita va e viene. Prendiamolo come dato di fatto. Nella stragrande maggioranza dei casi è così, quindi per la catechesi preoccupiamoci di fare molto bene quello che facciamo nel tempo che abbiamo senza, diciamo, lamentarci del ma poi non continuano, ma poi non fanno. Per quel tema tutt'al più dobbiamo preoccuparci di fare una proposta bella, molti bambini non continuano perché non c'è una proposta adeguata dopo, avvincente. Nel prosieguo, questo si vede ancora di più nel cosiddetto dopo cresima, no? Con gli adolescenti. Secondo punto, la questione del tempo. Molte famiglie vivono un problema di tempo dovuto al fatto che entrambi i genitori lavorano e alla sensazione che la città con le sue lungaggini ti tolga il tempo di stare insieme con tuo figlio. La parrocchia e l'esperienza della catechesi dovrebbe essere una occasione di stare insieme e non un'occasione di stare divisi. Cioè, se la catechesi del figlio nei giorni liberi, mettiamo il sabato e la domenica, è l'ennesima occasione di essere separati, va contro il desiderio di stare insieme, no? Abbiamo poco tempo libero, vogliamo passarlo insieme, quindi pensiamo, cerchiamo di fare delle proposte che offrano loro del tempo bello da passare insieme, delle occasioni per stare insieme in un modo nuovo, con delle chiavi e delle possibilità che magari da soli non riuscirebbero a fare. Terzo punto, la questione dell'accoglienza verso i genitori. È fondamentale il ruolo dei catechisti in questo ed è fondamentale sfruttare tutte le occasioni di relazione personale, valorizzare appunto il prima della riunione, il dopo la riunione, l'incontro che si fa nel quartiere casuale, il messaggio WhatsApp, cioè tutto ciò che è entrare in relazione autenticamente con le famiglie, con i genitori è prezioso. Andare a casa? Fare le visite, le benedizioni delle case, le fate voi invece che i preti per i bambini della catechesi? Molto bello. Una volta a giro fate riunione invece che in parrocchia a casa di un bambino e così conoscete le famiglie? Molto bello. Fate il compleanno del bambino, insomma, quello che vi pare, ma entrare in relazione normale, umana, con le famiglie. No? Cioè non fare che sto solo nella stanza della catechesi, nessuno di voi lo fa, ma per dire, okay?
Quindi questo è molto importante. Punto fondamentale, sfruttiamo l'occasione che la vita stessa dà a queste persone di riavvicinarsi alla Chiesa. Molti, dicevamo, si sono congelati dopo aver fatto una bella esperienza da bambini, sono diventati genitori, vogliono il meglio per i loro figli, pensano che l'educazione religiosa sia importante anche se loro non vivono una fede così forte, portano il bambino in chiesa e questo è un'occasione per loro, lo è veramente. Da dove dobbiamo partire? Primo, non da una esigenza. Siccome hai portato tuo figlio alla catechesi, allora devi coerentemente venire a messa tutte le domeniche, perché i genitori sono i primi educatori alla fede dei figli, noi catechisti siamo... Ok, queste sono boiate. Boiate. Non potete pretendere, non possiamo pretendere da nessuno la fede, l'interesse per le cose, da nessuno. Si tratta invece di proporre occasioni belle di fede che passano proprio per l'essere una famiglia, proprio per l'essere, cioè l'essere genitore è già un'esperienza che tocca il profondo dell'umanità e quindi è già un'esperienza di fede. Perché se devi educare tuo figlio, devi chiederti che cosa è fondamentale nella vita, che cosa vale la pena fare, per che cosa vale la pena vivere, per che cosa no. Cioè, essere genitore risveglia la spiritualità nelle persone. Si tratta di offrire occasioni perché questa cosa diventi vera, diventi parole che si dicono. E quindi offrire occasioni insieme come famiglia. Di tempo passato insieme. Noi siamo maestri nell'uso del tempo, noi come Chiesa, e possiamo offrire alle famiglie delle occasioni di dialogo, per esempio, che altrimenti non hanno. Guardate che aiutare una famiglia a parlare fra di loro, a dirsi cose belle, a dirsi cose anche semplici, ma vere, è bellissimo, perché in tante famiglie non sanno parlare tra di loro. Se tu gli dai un'occasione per farlo, è bellissimo, è un'esperienza nuova, di cui poi ti sono grati. Bene, quindi teniamo a mente, possiamo proporre qualcosa alle famiglie. Un altro punto, è importante coinvolgere i genitori, non semplicemente informarli, ma coinvolgerli. Ci sono alcune occasioni particolari. Primo, l'inizio del percorso di catechesi. L'inizio, proprio l'inizio, no? Quando, cioè, le iscrizioni. Da dove comincia il percorso di catechesi? L'ideale sarebbe cominciare il percorso di catechesi dei bambini non dai bambini, ma dai genitori. Cioè, gli incontri di catechesi dei bambini non cominciano la prima settimana di ottobre. Il primo anno, La prima settimana di ottobre c'è un incontro con i genitori. Poi dopo un'altra settimana c'è un incontro con i genitori e i bambini, poi c'è un altro incontro con i genitori e i bambini, a novembre cominciano i bambini da soli. Cioè, cominciate nel modo possibile da degli incontri familiari, 3 incontri familiari. Uno solo con i genitori in cui gli presentate il progetto, l'idea, li motivate anche un po'. Perché è bello? Perché è importante portare tuo figlio alla catechesi? Cioè, sono cose che vanno dette, non diamole per scontate, perché è importante dircelo. E poi fare un paio di incontri di insieme, genitori e figli, potrebbe essere una grande occasione. Secondo punto molto importante da sfruttare, i momenti di preparazione immediata alle grandi celebrazioni. Per esempio, mettiamo che il primo anno di catechesi facciano la prima confessione. No, la prima confessione si può preparare con un ritiro. Questo ritiro puoi pensarlo insieme, genitori e bambini. E tu dici, no, ma già è difficile preparare il ritiro per i bambini, ci devo mettere pure i genitori. Sì, ci devi mettere pure i genitori. E sono occasioni importanti perché in quel caso è il bambino stesso che vuole che i genitori vengano a quella cosa. Come sapete, i più grandi convincitori di genitori sono i figli, no? Perché quando un bambino ha deciso che vuole quella cosa, si mette là, ta 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 ta, no, alla fine i genitori vengono non perché gli interessi, ma perché il figlio, no, li ha sfiniti.
Ecco, quindi è possibile effettivamente organizzare questi momenti, e questi momenti, se vissuti bene, sono un grandissimo regalo che stiamo facendo alle famiglie. Quindi ritiro prima della prima confessione, se fate il rinnovamento delle promesse battesimali, quell'evento, il ritiro prima della prima comunione, che ne so, insomma, alcuni tempi, il ritiro prima della cresima, no? Alcuni momenti chiave in cui anche il genitore è più disposto perché sta succedendo qualcosa di forte. Un'altra possibilità, le domeniche delle famiglie, alcune domeniche in cui c'è l'occasione di fermarsi insieme, in cui il parroco resta con i genitori, cioè ci sono tanti modi per fare questa cosa, possiamo farla, possiamo provarci, è molto utile. Bene, terminata questa parte sul questionario, vi vorremmo proporre due esperienze, due testimonianze. Non so se sono arrivati Francesca e Cristiano. Sono arrivati? Cristiano sta là e Francesca sta qua. Ecco, bene, grazie. Allora, abbiamo chiesto a due genitori di due parrocchie diverse, di due parti diverse di Roma, di raccontarci un po' la loro esperienza. Quindi usciamo dai numeri, dai dati e dalle frasi del questionario e ascoltiamo loro due. Facciamo prima Francesca e poi Cristiano, ok? Bene, a voi la parola, grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesca e faccio parte del gruppo dei catechismi da primavera dello scorso anno. Ho tre bambini, Santa Maria Regina Mundi, Torre Spaccata. Ho tre bambini, Alessandro che ha 10 anni, che frequenta il percorso per la cresima del vecchio percorso, e Giulia ha 8 anni e frequenta il nuovo percorso di iniziazione cristiana, e Chiara che ha 6 anni e frequenta sempre il nuovo percorso di iniziazione cristiana il primo anno. E la mia esperienza come genitore la dedico, diciamo, alla seconda, che ha fatto la cresima il 3 dicembre. E in occasione del ritiro per appunto la cresima, ci siamo ritrovati tutti quanti in chiesa per la consegna della veste bianca. E lei era molto emozionata quella mattina e niente, siamo andati tutta la famiglia, insomma, in chiesa, e ci sono stati anche i battesimi di alcuni bambini che ancora non erano stati battezzati, che avrebbero ricevuto anche loro la cresima. E dopo aver ricevuto la veste bianca ci siamo ritrovati tutti quanti a pranzo insieme nel cortile della parrocchia, e ovviamente i bambini erano strafelici, i genitori, comunque frequentando lo stesso anche scuola, sono tutti amichetti di classe, quindi era una bella giornata, insomma, da passare insieme. E ci hanno coccolato come sia, insomma, i catechisti che il parroco con un dolcetto, caffè, insomma, dopo il pranzo. E dopodiché ci siamo visti nel teatro, noi genitori con il parroco, e i bambini invece sono andati nelle sale con i catechisti. Noi genitori con il parroco, diciamo, ci ha proposto di scrivere una lettera ai bambini, con scritto quello che pensavamo sui nostri figli, quindi diciamo come vedevamo i nostri figli, no? Cose belle, cose, pregi, difetti. E quindi ci siamo messi, io e mio marito, lì a scrivere la lettera su nostra figlia. Insomma, ci veniva pure un po' da ridere perché pensavamo anche alle cose comuni che vediamo in lei, no? Che ci fanno ridere, le cose che ci fanno arrabbiare, quindi abbiamo scritto questa lettera. E nel frattempo i bambini hanno fatto un'attività con i catechisti,
e, sempre su, che riguardava la famiglia. E, dopo questo diciamo piccolo spazio, ci siamo ritrovati poi in chiesa tutti quanti insieme, sono arrivati i bambini e loro ci hanno dato questo dono, questo che avevano fatto. E, vabbè, in particolare Giulia aveva dentro una casetta di legno disegnato tutta la nostra famiglia, quindi i tre fratelli, cioè i loro tre fratellini, mamma, papà e il cane. E noi abbiamo dato la lettera ai bambini. Lei, appena aperto la lettera, ha letto le prime parole, è scoppiata a piangere. E mi viene da piangere pure adesso. Che comunque tante volte non abbiamo tempo di dire ai nostri figli quanto gli vogliamo bene, quanto sono bravi, no? E avendo anche tre figli è pure difficile a volte dividere, no? Si fanno i confronti, quindi la figlia di mezzo è sempre quella che soffre un po' di più. E niente, quindi lei piangeva, noi piangevamo, era una strage, insomma. E però se ci si girava insomma intorno piangevano tutti, è stato molto emozionante e niente, e quindi quando siamo andate a casa la sera lei continuava con sta lettera perché ancora non era riuscita a leggerla tutta, quindi alla fine verso sera mi ha detto mamma voglio leggerla tutta perché ancora non era riuscita a leggerla. E ci siamo messi là insieme, l'abbiamo letta, l'ha riletta non lo so tipo 500 volte, se l'è portata a letto, l'ha riletta pure a letto e mi ha detto ma avete fatto un regalo grandissimo, il regalo più bello che mi potevate fare. E niente, tutto qui. Grazie Francesca. Francesca è della parrocchia di Santa Maria Regina Mundi, vi diceva il nuovo percorso e il vecchio percorso perché è una delle parrocchie che sta sperimentando il percorso di iniziazione cristiana diverso, rinnovato. Invece Cristiano di San Bellarmino. Sì, di San Roberto. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Cristiano, sono appunto di San Roberto Bellarmino, mi avvicino, del gruppo dei papà di San Roberto Bellarmino, che adesso provo a spiegarvi cos'è. Porto anzitutto a tutti i saluti del parroco, Don Antonio, perché diciamo quello che dirò è in parte una testimonianza della mia esperienza, ma in altra parte risale a tempi in cui io non ero ancora arrivato nel gruppo e quindi è un po' il risultato di una serie di chiacchierate che ho fatto con Don Antonio che mi ha raccontato appunto l'idea com'è nata. Si tratta appunto di un gruppo di genitori, papà, di bambini iscritti a catechismo di comunione e cresima che si incontrano con cadenza bimensile due volte al mese. Come nasce l'idea? Siamo nel settembre del 2020, vi ricordate c'era stato il Covid, era stato l'inverno brutto, quello dei lockdown, c'era stata l'estate, avevamo ricominciato ad uscire, a stare in giro, qualcosa era già cambiato dentro tutti noi ed era un po' la fase in cui eravamo stati, io almeno ricordo, d'estate al ristorante, come dire, avevamo avuto le brezze di ricominciare a stare insieme, ma c'era questo inverno nuovo che stava arrivando, non c'erano ancora i vaccini e c'erano ancora tanti timori, la marea, l'ondata del Covid non si era ancora ritirata. Allora Don Antonio, in sede di iscrizione ai corsi di catechismo della comunione, ebbe l'idea di dividere in due parti l'iscrizione, la prima parte quella della compilazione dei moduli che veniva fatta con diciamo, una persona che raccoglieva i moduli, le generalità delle persone. E la seconda parte era un colloquio che Don Antonio faceva con i genitori, che riceveva nel suo studio. La maggioranza di questi genitori erano mamme, una minoranza papà, e parlando con questi papà, tra cui io,
cominciò a percepire il fatto che ci fosse un certo desiderio di parlare, di incontrarsi, di condividere, di ascoltare ed essere ascoltati. Allora lui si disse: proviamo, facciamo l'esperimento, buttiamoci, vediamo che cosa succede. Facendo quindi leva su un gruppo ristretto di genitori che erano già partecipi attivi in parrocchia, che usò come motorino di avviamento di questo gruppo, cominciò a convocare questi genitori che hanno dato la disponibilità. Ci troviamo quindi con, ad oggi, un gruppo WhatsApp di circa 60 genitori, di cui 15 più o meno si presentano ad ogni incontro, con una esperienza che è molto positiva in termini appunto di qualità dell'ascolto. Si tratta di un'attività molto semplice. In genere il parroco introduce l'incontro con un suo intervento, poi magari vi racconto quali sono stati i temi che abbiamo affrontato nel corso di questi 3 anni, e poi c'è una condivisione semplice. La sensazione però è quella che ciascuno riesca, come dire, a confortare e ad essere confortato. La sensazione è quella che ci si senta anche un po', da questo punto di vista, cercati, no? Come dicevi prima, dell'essere stati cercati e ricevuti in questo ambiente. Ed è interessante notare che si tratta di genitori che prima, seppur venivano a messa, non erano attivi, non erano partecipi attivamente alle attività della parrocchia, e che adesso gradualmente, di queste 60 persone, alcuni cominciano ad essere attivi, ad aver trovato una propria collocazione nella comunità parrocchiale in modo attivo. Io tra questi, che feci nel 1984-85 a Viale Manzoni il corso da catechista, che poi sono stato catechista per tanti anni, faceva freddo allora, quando uno andava la sera a Viale Manzoni a fare i corsi, fa freddo oggi qui, quindi c'è questa costante che ritorna del freddo nel mondo catechistico, e poi ho smesso sostanzialmente di essere parte attiva, ma grazie a questo incontro e grazie agli amici che ho trovato, grazie anche oggi presenti qui, è stato presente per me ripartire da questo punto di vista. I temi che abbiamo trattato sono stati, nel primo anno, la lettera del Papa su San Giuseppe Patris Corde, il secondo anno abbiamo fatto una carrellata di personaggi biblici legati alla paternità, e quest'anno invece siamo su brani evangelici relativi alla paternità. E una cosa rivissuta a posteriori, che per me è stata molto interessante, è stata che questa attività nel gruppo è stata una specie di, io la chiamo, ginnastica presinodale, non so come dire, perché tutti i temi del andare a cercare una soluzione per delle cose che non funzionano, trovare un modo per far sì che la Chiesa sia aperta verso il resto del mondo, generare processi, come dice anche il Papa, queste sono tutte cose che in qualche modo si sono un po' avviate nel momento in cui abbiamo cercato di trovare una formula che consentisse di raggiungere persone che ci sono vicine, ma che altrimenti non avremmo raggiunto. Il gruppo sta avendo anche una sua espansione, perché la stessa idea, qualcuno direbbe lo stesso format in qualche modo, di cercare persone che sono collegate ad attività che già facciamo, sta prendendo piede. Ad esempio c'è un'offerta per i nonne e nonni che possono aiutare i bambini del catechismo che crescono nella fede. Questa è un'esperienza interessante, anche perché si genera una sinergia, con i catechisti. Un'altra idea è quella di un gruppo per stare vicino alle persone che sono nel lutto, cioè quelli che il parroco incontra in occasione dei funerali. Tutto questo, come potrete immaginare, sta generando poi una serie di prese in giro al parroco notevoli, perché tipo: senti, ma adesso quando fai il gruppo di quelli con la cervicale, perché... o di quelli che mangiano il panettone senza canditi, però insomma questo è così. E, mi pare sia tutto, vi ringrazio, e se c'è poi... Sì. Sì, noi ci vediamo il lunedì sera, 2 volte a settimana, tra le 7:30, 2 volte al mese, scusa, oddio, ho sbagliato, tra le 7:30, 1 volta a settimana, anche sulla base dei commenti che tu ci hai prima letto, sarebbe stato... Sì, sarebbe prestata una facile obiezione. E ci vediamo appunto queste 2 volte al mese, come dicevo prima. La fascia oraria è quella tra le 7:30 e le 9:30 e le 22:30. L'idea è quella di poi restituire i papà
alla vita familiare quanto prima possibile, insomma, in un orario ancora compatibile con la vita familiare. Questo è, se ci sono domande siamo qui, se volete venirci a trovare nel gruppo siamo a San Roberto Bellarmino, Piazza Ungheria, i nostri numeri ci sono e sarete sempre i benvenuti per passare una serata insieme nella parola che ci illumina. Grazie, ciao a tutti. Bene, grazie molte a Francesca e a Cristiano. Ci piaceva ascoltare insieme queste due testimonianze, appunto dalla viva voce di due persone che stanno facendo l'esperienza di essere genitori della catechesi in parrocchia. Vi sottolineo un tema che appariva in tutte e due le testimonianze che abbiamo ascoltate, cioè la possibilità di vivere un momento particolare, dedicato, con un tempo di qualità superiore. Francesca raccontava l'esperienza del ritiro precresima del bambino e questo momento di preparare la lettera insieme e poi leggere la lettera alla figlia, no? E tutta l'emozione, perché quelle sono cose che, cioè, non è che uno normalmente si sveglia la mattina e dice oggi scriviamo una lettera a nostra figlia dicendo che le vogliamo bene. Cioè, è difficile che lo fai, no? Ma se la parrocchia ti dà l'occasione di farlo, ti insegna come farla, ti dà quel tempo che tu magari da solo non ti prenderesti, no, per farlo, per poi il bambino anche viene preparato, sono regali enormi. E quello che diceva Cristiano, il fatto di parlare insieme fra papà di che cosa vuol dire essere papà, no? E di come viviamo l'essere papà, confrontandoci con appunto la lettera del Papa o con i brani del Vangelo, anche quella è un'occasione bellissima, ma quando ti capita, non è che sempre con i tuoi amici devi prendere il caffè e dici tu come vivi la paternità? Ah, io bene, no, non capita, no? O capita rarissimamente, sono occasioni preziosissime, stiamo regalando un tempo di qualità superiore, per cui anche gente che ha poco tempo, ma se sono cose così belle, così importanti, ce le investo quella ora, quelle due ore, quelle tre ore. Quindi non abbiamo paura di chiedere un po' di tempo alle persone quando sappiamo che il tempo che ci stanno dando in realtà glielo restituiamo arricchito.